Salve ragazzi, sono Valox26 e benvenuti in The Ballad Singer, un'avventura narrativa. E per narrativa intendo narrativa, cioè che ci legge la storia invece di farla leggere a noi, quindi perfetta per me. E dopo abbiamo la possibilità di cambiare le sorti del personaggio in moltissime scelte e snodi narrativi. Ricordo dei vecchi libri games che facevo, quelli di Lupo Solitario. Io direi di iniziare la nostra avventura, quindi mettiamo in italiano e cominciamo la nostra campagna. Oh, abbiamo quattro personaggi, due sono bloccati, Ancalimo, Ancoran, Leon e Daragast. Leon è quello principale che io ho sempre letto nelle varie mail, nei vari racconti. Leon ha trascorso un'infanzia difficile. All'età di 6 anni perse i genitori e rischiò la morte. Fu un intervento provvidenziale di Daragast e di una maga di nome Asperia a salvargli la vita, che Daragast è lui. Dopo la morte dei genitori ha cercato dentro di sé la fascia senza mai trovarla. Nel corso della sua vita Leon è stato istruito nelle arti magiche nella torre di magia di Balanor. Sfrutta le sue capacità arcane per recuperare quello che gli è stato sottratto in passato. Grazie alla sua padronanza degli elementi naturali, ha scoperto di essere in grado di ottenere tutto ciò che desidera. Il suo animo buono, messo a dura prova dalle asperità della vita, è ormai corrotto dalla cieca determinazione per raggiungere i suoi scopi. La sua sete di potere aumenta di pari passo con la conoscenza della magia, così come la brama di vendetta e di riprendersi ciò che sarebbe dovuto essere suo. Con Leon affronterai un'avventura ricca di scontri magici e creature estremamente pericolose. Dovrai analizzare al meglio i quattro elementi naturali e capire come si influenzano vicendevolmente per aiutarla a perseguire i suoi obiettivi. Leon ha tutte le capacità per diventare la minaccia principale delle terre di Esperia. La minaccia principale? Mentre invece lei, Ancoran, proviene dalla torre della magia di Balanor. Frutto di un esperimento del suo passato non si conosce praticamente nulla. L'aspettativa di vita di queste creature nate dalla magia è piuttosto breve, proprio per questo ha sempre cercato di essere una persona dal comportamento retto. Esperta nel seguire tracce, buona d'animo, vuole vedere il lato positivo delle situazioni. Questo però non le vieta di essere pratica e spietata. Molto abile nell'uso dell'arco, è una temibile avversaria dalla distanza. La sua dedizione alla causa dei ribelli è totale. Vuole portare la pace e per farlo deve aiutare una causa che le pare giusta. Il potenziale di Ancoran è enorme. Solo con il tuo aiuto riuscirà a cambiare il destino di Esperia. Ancalimo è un elfo metodico e calcolatore, un soldato che fa il lavoro sporco. Quando gli viene assegnato un obiettivo, non si pone limiti. È una vecchia conoscenza di Leon. Scaltro e furtivo, eccelle nel combattimento corpo a corpo tramite l'utilizzo di pugnali e armi corte. Dispone di coltelli da lancio e una balestra da polso per colpire a distanza. Bella balestra da polso. Sembra sia un assassino nato che ha imparato a escludere i sentimenti della propria vita in funzione delle azioni che deve compiere. Questa sua freddezza è dovuta a un passato truce e violento. Con Ancalem affronterà un'avventura ricca di sotterfugi e scelte morali. La malvagità spesso non è innata, ma viene scatenata da altri fattori, eventi che nella vita di Ancalem sono stati devastanti. Daragast, bardo guerriero di mezza età, è stato uno dei più grandi spadaccini del continente, forse il più grande. Soprannominato il Serpente, è un musicista famoso, ma si è eclissato nell'ombra nel corso degli anni. In passato è stato uno dei maestri di Leon, uno di quelli che lo ha protetto e gli ha salvato la vita. In seguito a tragici eventi, si è lasciato il passato alle spalle per darsi una nuova vita fatta di semplicità.
Esperto soprattutto nell'uso dello stucco, bello, è stato campione nelle arene, sia in giochi amichevoli che nelle più spietate manifestazioni gladiatorie. Non ha pietà per chi gli si pone di fronte. Ancora non ha scovato qualcuno in grado di sopraffarlo in uno scontro, sia esso guerriero o mago. Con Daragast affronterai un'avventura ricca di scontri all'arma bianca. La strategia che adotterai e l'accurata scelta dei colpi di scherma saranno fondamentali per proseguire l'avventura. Sfrutta la sua incredibile abilità in combattimento a tuo vantaggio e fai in modo che il nome di Garadas Lyre riecheggi ancora più nelle ere a venire. Quindi non è un mago lui. Non c'ho questa idea del bardo che comunque è un po' magico. Va bene, andiamo di Leon. Vediamo qua su difficoltà. Cittadino d'Esperia. Per chi vuole solo esplorare la storia, numerosi salvataggi manuali ti consentono di esplorare il gioco, mentre la grande quantità di destino ti dà la possibilità di conoscere cosa sarebbe successo se fossi morto. Avevo letto che però potevi morire e se morivi. Per chi vuole esplorare la storia ma mantenere lo spirito del gioco, i salvataggi manuali sono utili per non perdere progressi. Il destino ti consente di fare qualche scelta azzardata. Per chi vuole vivere nel terrore costante di morire, il salvataggio manuale diventa strategico e il destino ti salverà pochissime volte. Leggenda di Espera, non puoi prevedere tutte le eventualità. La morte è inevitabile. Cittadino soldato. Ma andiamo di semplice cittadino, dai, tanto ce lo dobbiamo godere, no? Standard. Niente. Iniziamo? Iniziamo. Nome della campagna. La prima. È la prima, quindi. Da anni ormai la pace regna nel continente di Esperia. Le gesta degli antichi eroi, guerrieri e maghi, perdurano nelle leggende e nelle favole per bambini. Tutto è tornato alla normalità. Scambi e mercati sono fiorenti e prosperosi. Le scorribande dei predoni sono rare. E i briganti si annidano per lo più nei meandri di boschi e foreste. Tuttavia, i maghi hanno perso il controllo sui loro oscuri esperimenti. La torre di Balanor è diventata la culla di nuove razze e di creature mostruose. Ora si aggirano nei territori del Talesinar e non solo. Questo è il mondo di Leon, un mago potente che da tempo si è ritirato nell'ombra. Leon vuole portare avanti le sue trame imperscrutabili e rievocare le tenebre del proprio passato. Studiò a Balanor, sotto la guida del sommo mago Raimond, finché decise di intraprendere il proprio cammino. Leon non potrà mai scordare le persone che lo aiutarono a sopravvivere quando era solo un bambino di 6 anni. Così come non potrà mai scordare chi lo strappò alla famiglia, alle persone care e al suo regno. Ora sente che è giunto il momento di riappropriarsi di ogni cosa. Grazie alle sue doti magiche, padroneggia gli elementi della natura, ma deve compiere alcune scelte. Potrebbe ampliare subito i suoi poteri. Significherebbe andare alla ricerca del libro che gli permetterà di utilizzare un nuovo tipo di stregoneria legata al sangue. Fu il suo maestro a rivelargli l'esistenza del manoscritto. Altrimenti potrebbe mettersi sulle tracce di un sepolcro che custodisce un manufatto di fatale importanza. Si tratta della reliquia che contiene il sangue di 2 maghi ancestrali. Come lui, avevano la capacità di dominare tutti e 4 gli elementi della natura. Infine, potrebbe reclutare alleati. Cosa ci sarebbe di meglio del sodalizio con un drago? Una figura incappucciata avanza sotto la pioggia. Porta con sé un bastone della sua stessa statura. Ha appena lasciato la torre di Balanor e non ha nessuna intenzione di farvi ritorno. Rimugina sui suoi obiettivi e brama un nuovo inizio per la propria vita. Il suo cuore batte all'impazzata mentre muove i passi sul sentiero.
Il cielo plumbeo e carico di nubi rispecchia il tormento che ha nel petto. Leona ha un'anima buona, ma non si porrà a limiti pur di raggiungere i suoi scopi. Ha di fronte a sé tre scelte. Allora, quindi noi dobbiamo dobbiamo ampliare le nostre ricerche del libro. Il maestro arriverà agli manoscritti, altrimenti potrebbe mettersi sulle tracce di un sepolcro che custodisce un manufatto. Come lui, avevano la capacità di dominare tutti e quattro gli elementi della natura. Infine potrebbe reclutare alleate. E evidentemente non un drago. Drago e tomba in cui si trova il manufatto, quindi facciamo un step alla volta. Noi dobbiamo fare questo, però queste sono le nostre cose, scelte secondarie. Quindi Leon si addentra nel bosco di Rulat, dove tempo addietro si erano insediati i briganti. In base a quello che il suo mentore gli aveva raccontato, ricorda che lì si trova il sepolcro della maga che lo aveva protetto da bambino, Asperia. La tomba custodisce un medaglione con il sangue di due maghi che, come lui, erano in grado di manipolare i quattro elementi della natura. Deve impossessarsene. Grazie alle istruzioni del libro della magia del sangue, carpirà i segreti che gli consentiranno di portare a compimento le sue mire di conquista. Leon esplora gli antri più oscuri alla ricerca di segni rivelatori. L'atmosfera è tetra. Mi sembra di essere in un cimitero, o peggio, in una cripta a cielo aperto. Sperimenta un malessere che non ha mai provato in vita sua. Dopo aver vagato a lungo, Leon trova due tombe. Sono semplici tumuli di pietra, a prima vista privi di segni distintivi. Tuttavia, aprire quella sbagliata potrebbe risvegliare i morti. Si dedica ai sepolcri con più attenzione e scopre un particolare che prima gli era sfuggito. La prima mostra alcune piccole macchie di sangue rappreso, mentre l'altra soffre solamente dell'erosione del tempo. Allora, te vedi le tombe e dici: questa c'ha il sangue, apro per l'altra e qui c'è il tranello di solito, quindi apriamo quella sporca di sangue. Magari sporca di sangue proprio perché è uscito qualche cosa da quella tomba, ha tagliato il capo a qualcuno e sporcava la tomba accanto, quindi apriamo la tomba sporca di sangue. Il sangue ha tratto in inganno Leone. Ecco, smuove la prima genio e si ritrova di fronte allo scheletro di un non morto. Ha solo il tempo di un respiro per prendere una decisione, mentre il cuore gli martella nel petto. Eppure Leone non si lascia prendere dal panico e invoca la sua magia. Ah, scheletro, poca roba, terra. Terra. Perché sasso e spacchi lo scheletro. Tomba. Ma è una Banshee, non è uno scheletro. È The Banshee. Lo scheletro crolla e si dissolve, ma una nuvola di vapore esala dalle ossa, assume una forma spettrale e urlante. Si tratta di una Banshee, una strega degli incubi. Un mantello nero e consunto ricopre il fantasma verde dall'aspetto putrescente. È un nemico temibile. Leon ha bisogno di qualcosa che attutisca le sue urla penetranti, ma tutti gli elementi conducono il suono. Creando una barriera ad alta velocità conduttrice, potrebbe rivoltare l'attacco contro la Banshee. Leon può avvalersi di un elemento liquido, solido o gassoso, ma deve anche scegliere a quale temperatura manifestarlo. Solo così potrà salvarsi. Deve agire velocemente e creare una barriera attorno allo spettro prima che emetta il suo ululato. Deve anticipare la Banshee, che potrebbe spaccargli i timpani e afferrare il suo cuore. La decisione sbagliata condurrà Leon alla morte.
Io puntavo per creare una barriera solida, però la Banshee urla. Verrebbe da dire acqua, una barriera d'acqua. Però, e se invece è uno spettro e io lo danneggio con il fuoco, invece la barriera che magari la blocca perché è l'elemento del fuoco. Baldur's Gate Il mago funzionava. rammenta che il suono si Yes! propaga più velocemente ad alte temperature e attraverso i solidi. Crea un muro di granito, circondato da una cortina di fuoco che si avvolge intorno allo spettro. Le urla sono impressionanti e Leon si accascia al suolo tappandosi le orecchie. Nonostante la sua scelta sia stata corretta, la Banshee ha un enorme potere e rimane stordito. Quando si riprende, nota che del muro e dello spettro non c'è più traccia. Leon prende un bello spavento, ma si ricorda il giuramento di sangue fatto da Daragast Liar sulla tomba di Asperia. Le macchie di sangue su quella tomba sono la conseguenza. Prende il ciondolo d'argento. È suddiviso in tre parti. Due contengono il liquido rosso, mentre la terza è ancora vuota, pronta per essere riempita con altro sangue. Ora Leon deve imparare a padroneggiare questo genere di magia. È affascinato e non vede l'ora. Ah, quindi qui abbiamo preso il nostro oso subito. Allora, andiamo alla ricerca del drago. Leon non indulge oltre e decide di dirigersi verso il Laganasson. Il deserto freddo è una regione inospitale, abitata solo dai fuorilegge. Un'imponente recinzione metallica delimita il confine. Nessuno è mai riuscito a scalarla. Ci sono caserme, gremite di soldati, poste lungo la recinzione a intervalli regolari. Ognuna di esse è dotata di un numero di riconoscimento. Il cambio della guardia avviene solamente una volta all'anno. Una pattuglia avvista Leon e lo ferma. Lo mettono in guardia dall'avventurarsi da solo oltre la recinzione. Leon fa valere il suo rango di mago e cerca di convincerli a lasciarlo proseguire. Invece i soldati lo accerchiano e lo scortano dall'ufficiale più alto in grado. «E questo chi sarebbe?» domanda il capitano. «Non l'ho voluto dire!» risponde uno degli armigeri. «Parla o ti sbatto in cella!» Rispondiamo alle domande. «Mi chiamo Leon. E sono un mago di Balanor.» «Allora hai una voce. Cosa ti porta così lontano da casa?» «I miei affari non vi riguardano.» «Sei uno stupido impertinente. Ti farò frustare prima di sbatterti in cella. Ora rispondi alle mie domande.» Il capitano delle guardie trascende nella collera. E a Leon non piace ricevere ordini. A questo punto, il mago può sottomettersi e rispondere ancora, oppure attaccare. Crea una palla di fuoco con se stesso come epicentro. Sì, quindi un'esplosione di fuoco, non una palla di fuoco. Evoca un mazzo di radici che stritolino i presenti. Provoca una lama d'aria che tagli le teste dei soldati. Non voglio creare problemi. Una missione segreta per conto dei maghi. Cioè, questa è palesemente questo? Che roba è? Questo? Oh, salvataggio. Allora, evoca un mazzo di radici e stritano i presenti. Però proviamo con le lame d'aria.
Leon agisce così in fretta che i soldati non riescono neppure a reagire. Le sue mani sono svelte quanto la sua lingua e scatenano l'incantesimo. Provoca effetti devastanti per i presenti, ma lui è incolume. Lo stregone sogghigna compiaciuto. I corpi degli sciocchi soldati giacciono a terra smembrati, mentre la puzza di sangue, misto agli intestini che si lasciano andare, si fonde nell'aria stantia della caserma. Ma sono cattivissimo, secondo me piace. Una volta oltre il confine, Leon procede in esplorazione del territorio. La terra è nera, come se fosse ricoperta da polvere vulcanica. E il clima è molto più freddo che nel Kalesinar. A perdita d'occhio, non c'è altro che sabbia scura e desolazione, sotto un cielo completamente grigio. Lungo il cammino uggioso, si imbatte in un viandante solitario. I due si avvistano da lontano, ma non cercano di evitare quell'incontro inaspettato. Il viandante ha la pelle squamosa e continua a tirar fuori la lingua forcuta, quasi fosse un serpente. Si ferma di fronte a Leon. Chi sei? Chiede l'uomo rettile. Qualcuno di molto pericoloso se ti metti sulla mia strada. Un amico, se decidi di fidarti di me. Il tuo nome? Leon Munar, credo che tu abbia sentito parlare di me. L'altro non risponde. Strabuzza gli occhi e si prostra in ginocchio. Adesso ti riconosco. La tua fama e il tuo passato ti precedono. Io sono Ferion, tuo umile servo. Leon è cauto e gli chiede delucidazioni. Tutti sanno dell'ultimo grande mago in grado di dominare gli elementi. Cosa ti ha condotto fin qui? Ho le mie ragioni. Dovrei ucciderti solo per avermi visto. O forse no. La minaccia di Leon incute timore e Ferion sussulta. Vedrai, saprò esserti utile se non mi ucciderai. Il mago ci pensa per qualche istante e decide di metterlo alla prova. Sto cercando il drago che dimora in queste terre. Non fare domande e rispondimi. Non ho tempo da perdere. Devi proseguire a nord, mio signore. Troverai una collina nera circondata da ossa. C'è una caverna in cui dimora il rettile. Nessuno osa avvicinarsi. Se hai detto il vero, aspettami alla città di Snelfos. Ti darò la giusta ricompensa. Se hai detto il falso, ti verrò a cercare e ti ucciderò. Ma come farò a passare il confine? È sorvegliato. La caserma numero 7 è vuota. Pezzi merda. Ah. Leon raggiunge la collina circondata di ossa. È proprio come l'aveva descritta l'uomo serpente. Il freddo glaciale contrasta con il colore bruciato della tana del drago. Una sorta di timore reverenziale attanaglia lo stomaco di Leon, che però non si perde d'animo. Non ha dubbi sulla direzione da seguire. Un odore nauseabondo proviene proprio dal centro della caverna, dove un enorme rettile riposa aggrovigliato su se stesso. È immobile e russa beato. Questo è il momento della verità. Leon ha l'occasione di trovare un alleato potente e pressoché invincibile. Entriamo nella caverna. Ci parlerò, spero, invece di tirargli subito un palle di ghiaccio. The Dragon. Il mago decide quindi di muovere un passo nella caverna. E un occhio si pianta immediatamente su di lui. Il drago si solleva di scatto, spalanca le sue ali maestose e occupa l'intero covo. Ruggisce, getta una fiammata verso l'alto. È imponente e al suo confronto Leon è minuscolo. Le scaglie ricoprono il dorso, mentre il ventre è viscido e ributtante come quello di un serpente. Leon segue con lo sguardo le spire di fuoco. Scopre che la parte superiore della collina è cava, permettendo così all'animale di entrare e uscire dalla tana a piacimento. Un terrore primordiale ghermisce il cuore del mago, ma è determinato. La situazione è critica e lui deve prendere subito una decisione. Ah. Attacca il drago con un getto d'acqua. Si difende con un muro d'acqua dal primo attacco del drago. Tanto difendiamoci. Il
muro d'acqua che Leon ha creato lo ripara dal getto di fuoco e disorienta il drago. Leon deve cogliere l'attimo e decidere di scagliare una raffica di palle d'acqua dritte verso la testa in modo da tramortirlo senza ferirlo, oppure se bloccarne gli arti evocando radici dal terreno. Ce la fanno le radici? Proviamo ste cazzo di radici? Radici. Oh. Leon non ha avuto una cattiva idea. Nonostante la sua mole, perché si è chiuso il piano? Non riesce a muoversi. Questo dà tempo al mago di intrufolarsi nella mente del drago. Mentre tenta questa mossa, però, Leon nota che la forza delle zampe sta sfilacciando la gabbia di radici. Deve trovare un'altra soluzione e abbandonare il proposito di assoggettare subito il drago. Cerca di congelare il drago, creando una tempesta glaciale. Crea un elementale dell'acqua. Evoca spuntoni dalla terra che funzionino come lance. Però così lo ferisco. Mentre tenta questa mossa, però lo nota la forza delle zampe sta sfilacciando. Deve trovare un'altra soluzione, abbandonare il proposito di assoggettare subito il drago. Creiamo un elementare dell'acqua. Purtroppo, il drago prevede un attacco simile. Grazie alla sua mole e alla sua potenza, distrugge l'elementale passandogli attraverso. Leon rimane impietrito. Il suo incantesimo non ha sortito l'effetto voluto e il terrore lo attanaglia. Non riesce a trattenere la vescica e un rivolo caldo gli scorre lungo la gamba. Il rettile si avventa su di lui e lo sbrana. Morto? Continua l'avventura con un altro personaggio. Ripeti la scelta fatale. Leon non ha avuto una cattiva idea. Nonostante la sua mole, l'animale non riesce a muoversi. Questo dà tempo al mago di intrufolarsi allora nella mente. O gli rompiamo le scatole come lance, lo blocchiamo, continuiamo a bloccarlo da terra. Proviamo questa. Si rivela essere la scelta vincente. Grande. Il ventre del drago non è protetto da scaglie coriacee e le lance di pietra si conficcano nel suo stomaco. Con un urlo agghiacciante, la bestia si riversa a terra in fin di vita. L'obiettivo di stringere questa alleanza è sfumato e Leone è affranto. Da ora in poi dovrà procedere coi propri piani, senza contare sull'aiuto del drago. L'ho ucciso, quindi non... Forse dovevo congelarlo. Va bene, ragazzi, ci sta piacendo tantissimo. Però adesso vi ci fermiamo e proseguiremo con il recuperare il libro, si spera, nel prossimo video. Quindi un saluto.